Ci siamo. Questo è l'ultimo video in cui commentiamo una puntata di Game of Thrones. Sono emozionata e sono anche un po' triste perché Game of Thrones, nel bene e nel male, è stata una delle mie serie preferite. Lo è stata anche grazie a voi. E grazie al fatto che comunque l'abbiamo vissuta insieme qua sul canale, commentandola e facendo teorie, parlandone anche sui vari social. Quindi l'esperienza l'abbiamo fatta insieme in questi anni. Il fatto che siamo arrivati alla fine è senz'altro, toccante. Insomma, è un video importante per me e per noi, insomma. Però di questo parliamo meglio alla fine del video. Ovviamente parliamo del finale di Game of Thrones. La puntata si chiama The Iron Throne. Una puntata che ne parlavo anche con altri in live lunedì sera. Per certe cose mi ha stupita. Non è un finale perfetto, non è un finale che avrei voluto vedere, non è un finale che mi ha soddisfatta, ma mi ha stupita perché hanno inserito alcune cose che io avrei messo nel mio finale perfetto. Ho parlato del mio finale ideale in un video che vi metto qua nelle schede. Quello che io avrei voluto vedere del finale è il realizzarsi della profezia di Azor Ahai. Io avrei voluto vedere estranei fino alla fine della serie, quindi nel mio finale ideale c'erano ancora gli estranei, quindi avremmo battuto gli estranei nel finale con l'arrivo, la rinascita di Azor Ahai, sia che fosse stato Jon, sia che fosse stato Jaime o qualunque altro personaggio. Comunque un finale di quel tipo. Mi stava bene anche la morte di Daenerys come Nissa Nissa, mi stava bene il trono distrutto. Io l'avevo anche detto che secondo me l'avrebbero distrutto e l'hanno fatto, e questa cosa mi ha stupito. È una delle cose che mi ha stupito perché io ero della scuola trono distrutto, instauriamo un altro tipo di governo, che in un certo modo è stato fatto più o meno. Poi andiamo più nel dettaglio, ovviamente. Quindi per questo mi è stupita. È una puntata che non è per niente perfetta. La vedo molto bene come un bellissimo finale per una stagione di mezzo di Game of Thrones. Una stagione molto, insomma, con molto in cui accade molta roba, in cui c'è una grande battaglia, in cui insomma un personaggio principale sclera totalmente e poi si arriva a una conclusione. Finisce questa stagione, se ne iniziano altre due almeno. Quindi possiamo avere 10 stagioni in cui si può avere un finale degno della serie. Questa puntata secondo me non chiude molto bene determinati archi narrativi, secondo me. Però a livello di estetica, a livello di immagini, mi è piaciuta. Se ci sono un paio di inquadrature, un paio, due o tre inquadrature secondo me molto belle, e so che l'hanno curata i due deficienti, questa, io ormai li chiamo due deficienti, questa puntata a livello registico, quindi hanno trovato forse una cosa che sanno fare, potrebbero fare solo questa. Chi lo sa? Comunque, e andando un po' nel dettaglio, partiamo dal post-disastro di King's Landing, e la prima metà praticamente della puntata è solo su Tyrion e Jon, e sono dialoghi solo tra loro due. È praticamente un lunghissimo monologo di Tyrion questa metà puntata. Non che mi dispiace, perché comunque Peter Dinklage è un bravissimo attore, meno male che non sono monologhi di Kit Harington. La cosa che mi ha disturbato è vedere ancora Jon che cerca di giustificare Daenerys. Quella cosa non è spiegabile, è veramente fastidiosa, e secondo me potevano evitare di far fare questa figura da deficiente a Jon. Tyrion ovviamente è di tutt'altra idea e viene imprigionato perché rifiuta di restare Hand of the Queen. Poi c'è il discorso di Daenerys, discorso molto ispirato a altre cose, sia storia
vera, sia che sia ad altre cose fantasy, soprattutto il discorso di Saruman, me l'ha ricordato molto. E Daenerys in questa puntata mi ricorda tantissimo Viserys, cioè anche proprio Emilia Clarke, non so se è voluto o no, fisicamente il sorriso, l'espressione, ricorda tantissimo Viserys. Ed è una cosa bella. C'è questa cosa durante il discorso in Valiriano, ovviamente. Penso che la prima parte fosse in Dothraki e la seconda parte fosse in Valiriano. Solo Tyrion la capisce, a parte, vabbè, gli Immacolati, ovviamente. Jon non lo sta capendo, e neanche Arya sta capendo. Però, cioè. Quindi, cioè, Jon intuisce che stia dicendo cose che non vanno bene, cioè c'è un problema di, insomma, di lingue, vabbè, comunque, sono piccolezze, me ne rendo conto. Anche qui, Dothraki che compaiono dal terreno, un po' come gli Uruk-hai, Immacolati che si moltiplicano, però, piccolezze, ormai è la fine, vabbè. E qui c'è Tyrion che fa un po', diciamo, il discorso che abbiamo fatto noi in tutti questi giorni, durante la quinta puntata. Ma Daenerys è sempre stata così perché vi stupite del fatto che abbia distrutto King's Landing. È un po' quello che abbiamo detto tutti, nel senso, sì, Daenerys ha fatto cose, ha avuto exploit, in precedenza, però lo ha sempre fatto per un bene superiore, nel senso a fin di bene, tra virgolette, gli schiavisti di Astapor, i nobili di Meereen, i Khal bruciati vivi, sono stati gesti molto molto forti, ma in funzione di qualcosa. Parliamo di il fine giustifica i mezzi. King's Landing no. King's Landing non è più questo discorso, ma è una cosa diversa, e quindi è questo che Tyrion dice a Jon nel tentativo di fargli aprire gli occhi, no? Ed è questo che porterà Jon a fare quello che ha fatto poi, no? Quindi uccidere Daenerys. Scelta che io approvo, no? Il fatto che sia Jon a ucciderla mi sta bene. La scena in sé non mi ha fatto impazzire. Tra l'altro, accade mentre si baciano, no? E io stavo per avere un conato, perché un ennesimo bacio, l'ennesimo She's My Queen, così, no, non lo stavo accettando assolutamente. Poi arriva la coltellata, che tra l'altro si sente pochissimo, quindi è una scena un po' anticlimatica. Lei muore subito, e la cosa che solleva la scena è la reazione di Drogon, che è molto, molto tenera, molto carina, e quella è, diciamo, la cosa che ti fa, non so come dire, ti fa capire che è morta. Cioè, tu vedi che è morta, chiaramente, ma ti fa capire, cavolo, è morta Daenerys. Perché se avessero lasciato solo Daenerys morta lì, dici, ah, vabbè, ok, next. Il fatto che Drogon abbia questa specie di reazione molto umana, per certi versi, è quella che ti fa soffermare su questa cosa e pensare, è morta Daenerys. Parlando di Drogon, Drogon diventa il personaggio più intelligente di tutta Game of Thrones. I draghi sì, sono intelligenti. Viene detto in precedenza che i draghi sono molto più intelligenti di quello che si pensi, e mi sta bene. Non penso però che siano talmente intelligenti da capire il sottotesto e il messaggio simbolico di un oggetto, tanto da voler bruciare il trono. È una scena molto molto figa, che io ho apprezzato perché, ripeto, nel mio ideale finale il trono non esiste. Però fatto così non ha molto senso, secondo me. Avrebbe avuto senso se qualcuno avesse ordinato a Drogon di uccidere, sì, di insomma bruciare il trono, di scioglierlo. Fatto così, di sua iniziativa, di Drogon, non ha molto senso, secondo me. Da qui in avanti tutto perde di senso. Dico tutto perde di senso perché, vabbè, in realtà il senso si è perso da tempo, nel senso che Daenerys, diciamo che anche lei ha perso un po' il senso di esistere, cioè potevano lasciare Cersei come cattiva, veramente, cioè non, cosa cambia? Cioè, qual è la discriminante? Poteva benissimo farlo Cersei quello che ha fatto Daenerys e far esplodere
King's Landing con l'altofuoco. Cioè, non vabbè. C'è questo sbalzo in avanti nel futuro di quanto tempo non si sa. Non si sa come hanno fatto gli Immacolati a tenere King's Landing, non si sa niente, zero, non si sa nulla. E siamo nella fossa lì, in questa arena di draghi lì a King's Landing con tutti, tutti. Sansa, Arya, Yara, tutti quanti. C'è Robin Arryn che è diventato un trentenne, tranne Bronn. Bronn è Lord di Alto Giardino e non c'è. Verme Grigio, che è diventato praticamente capo dell'universo, ha prigionieri Tyrion e Jon. Anche lì, Drogon porta via Daenerys. Nessuno sa che è morta, tranne Jon, perché non ci sono testimoni, quindi vuol dire che Jon ha confessato? Presumo di sì. Ok. Si arriva alla conclusione che bisogna scegliere un re, perché non c'è più un re, non c'è più un trono. Anche lì, quindi sciogliere il trono non ha avuto senso, perché se stiamo per eleggere un nuovo re, allora siamo da capo. Infatti c'è Samuel che fa la proposta democratica ma viene subito zittito, quindi perfetto. Edmure si candida, viene anche lui zittito, e Tyrion decide di dare spazio, diciamo, a Bran. Io sono veramente perplessa. Cioè, quindi vuol dire che tutto il cammino che ha fatto Bran ha dovuto portarlo a diventare re. Cioè, quindi lui lo sapeva. Quindi tutto quello che è successo è stato in un modo o nell'altro in funzione di. Quindi chi se ne frega del Night King, chi se ne frega di quelli morti ammazzati, io dovevo fare in modo che tutti fossero al loro posto perché io dovevo diventare re. Cioè, mi sembra una risoluzione molto molto stupida. Avrei preferito veramente la proposta democratica di Samwell. Il fatto che decidano di fare un re per elezione, sì, ok, ma secondo me non basta risolvere il problema di guerre, guerra dei cinque re, indipendenze. Cioè, anche lì Yara arriva a rompere i coglioni: avete ucciso Daenerys, bla bla bla. Daenerys ha dato l'indipendenza alle Iron Island. O mi sbaglio? Cosa vuoi? Cosa rompi le palle? Poi, appena viene nominato Bran, Sansa, eh no, noi siamo indipendenti. Perfetto. Quindi i regni sono sei. In realtà, secondo me, sono cinque, perché se non sbaglio, ora non ho controllato, ma mi sembra che le Iron Island siano indipendenti. Quindi, secondo me, sono cinque regni. Poi, magari mi sto sbagliando. Comunque. Anche, quindi Bran re, io non me l'aspettavo, penso che nessuno se lo fosse aspettato nell'internet. Lo stesso attore che fa Bran non se lo aspettava, pensava che lo script fosse uno scherzo, quindi bene. E la cosa che mi fa ridere è che Jon, che è stato per tutto il tempo il legittimo erede, ce l'hanno detto. Hanno fatto questo grande, grande reveal, rivelazione della vita. Oh mio Dio, Jon è un Targaryen, come faremo? Oh mio Dio, non è servito a niente. Potevano anche non dircelo. E cioè, poteva essere tipo: ah, sai, io in realtà non sono figlio di Ned, sono figlio di Lyanna e Rhaegar. Ah, ok. Quindi, cioè, diventa una notizia non rilevante. Diventa una nozione, come hanno voluto buttarci dentro il fatto che Tyrion amasse Daenerys. Okay. Sono quelle informazioni che tu non richiedi, che non vuoi veramente sapere, però te le dicono lo stesso, come quando ti dicono che, boh, quando il tuo amico inopportuno ti racconta la sua vita sessuale, ma a te non interessa veramente, non gliel'hai chiesto, te lo dicono lo stesso. Perfetto. Ah, sai, Jon è un Targaryen. Ah, sai, Tyrion ama Daenerys. Ah, ok, ma io non te l'ho chiesto. Ecco, questo è così. Del fatto che Jon sia l'ultimo Targaryen non frega niente a nessuno, a nessuno. Poi anche sta cosa, Grey Worm è capo supremo degli Immacolati, stanno tenendo King's Landing, l'hanno tenuta per quanto tempo? Tyrion ha una barba lunga 3 anni, non si sa per quanto tempo. Poi, ok, Bran diventa re dei cinque regni, dei sei regni. Bene, Verme Grigio accetta che come punizione Tyrion diventi Hand of the King e Jon venga spedito
alla barriera di nuovo. Poi se parte, va a Nath, dove stava Missandei, insomma. Quindi John potrebbe benissimo rimanere dov'è, perché non c'è più Verme Grigio a controllare. Cioè, Bran potrebbe dire, no, guarda John, non serve più, rimani pure qua, tanto Verme Grigio se ne sta andando a fanculo. Quindi, non è... vabbè, ok. Quindi niente, c'è questo addio di John ai fratelli Stark, addio praticamente fotocopiato dall'addio di Frodo alla fine del Signore degli Anelli. È veramente la scena identica, ragazzi. Vediamo il nuovo consiglio ristretto. Davos, che è a capo della flotta, diciamo. Samwell, grande maestro. Anche lì, Samwell non ha mai finito gli esami da maestro. Penso abbia una donna, perché Gilly dov'è sta povera crista? Non si sa. Il piccolo Sam? Boh. E poi fa vedere appunto il libro e Song of Ice and Fire. Quella è una cosa carina che ho apprezzato. Bronn, dal nulla, maestro del conio. Cioè, che se c'è un lavoro che non farei fare a Bronn, è il maestro, maestro del conio, non mi ricordo. Ecco, quello, non glielo farei fare, non gli affiderei neanche un calzino a Bronn, ma manco quello, ecco, ma è il conio, perfetto. E Brienne, che penso sia al comando dell'esercito. Molto bene. Questa scena qua è un occhiolino all'inizio della serie, no? Con la battutina sui bordelli, la battutina sulle prostitute, la solita barzelletta che Tyrion racconta da sempre, che non è mai riuscito a finire. E si può apprezzare come non apprezzare. Io personalmente l'ho apprezzata perché è una cosa un po' nostalgica, che vabbè, ci sta. Arya parte e va a fare Dora l'esploratrice. Sansa viene incoronata Queen in the North, che è l'unica scena che mi ha commosso. L'unica scena che mi ha commosso è un montaggio di un secondo di Sansa incoronata. Quella scena lì mi ha veramente tanto commosso. Montaggio molto Stark centrico e Jon che arriva a nord, accarezza Ghost finalmente e poi esce dalla barriera, dall'altra parte, oltre alla barriera, con i Bruti. Questa scena alcuni l'hanno interpretata come un semplice accompagnamento, cioè Jon che li accompagna. Io invece l'ho vista proprio come lui che va e sta lì, perché John, gli unici momenti della sua vita in cui si è sentito libero era quando stava con i Grit e con i Bruti oltre la barriera. Quindi ha senso che adesso John voglia sentirsi libero, lontano da problemi, politica, eredi, non eredi, re, regine, regni. Va lì, sta con i Bruti, si sente libero, fa quello che vuole, va a fare il boscaiolo. È un po' un finale alla Dexter, non so come dire. A me non è dispiaciuta la fine di John. Allora, no, mettiamo in chiaro questa cosa. Fa schifo, ecco. Però poteva andarci molto peggio, ragazzi. Cioè, John come evoluzione, la sua evoluzione fa schifo. Cioè, il suo arco narrativo fa schifo. Cioè, è partito come nessuno. Lo fanno diventare il predestinato, il prescelto, il prince that was promised, muore, risorge, perché una profezia dice che deve risorgere, deve tornare per fare chissà che cazzo di robe. Ok, sì, uccide Daenerys, ma Daenerys poteva ucciderla anche mio nonno, cioè perdonatemi, non è che doveva per forza essere lui a ucciderla, cioè è un'umana, può essere uccisa anche da un'altra persona, cioè non è un essere sovrannaturale, capite? Non so cosa, cioè capite cosa intendo? Ecco, nella Long Night non ha fatto un tubo, quindi è un personaggio veramente sprecato, sprecato. Dialoghi imbarazzanti, Kit Harington poverino, cioè secondo me può fare di meglio. Lui non è un attore proprio da buttare via, secondo me. E anche tanto colpa dei dialoghi, perché ha due righe dove dice she's my queen e she's my queen. Cioè, nel senso, gli attori devi anche saperli usare, cioè devi anche un po' valorizzarli. Lui è lì così, she's my queen. Cioè, capite, ecco. Quindi, John, personaggio sprecato, buttato via. Ah, poi tra l'altro, la morte di Daenerys ha avuto meno screen time di Tyrion che mette a posto delle sedie. Cioè, capite che c'è qualcosa che non va, ragazzi? Cioè, Daenerys muore in un minuto scarso
e Tyrion sistema le sedie in un quarto d'ora. Cioè, questo finale è, non so se è volutamente o accidentalmente, molto molto ispirato al Signore degli Anelli. Cioè, la scena del discorso di Daenerys è praticamente Saruman. L'addio di Jon è Frodo. Cioè, e poi il fatto che il trono venga distrutto nel fuoco. Cioè, il trono diventa l'anello del potere. Che poi è quello, cioè il trono è un simbolo di potere che ogni persona che si siede lì diventa la pazza furiosa fondamentalmente. Re folle, Joffrey, Cersei, Daenerys che non ci si è mai seduta ma comunque lo ha assaporato. Andati di testa. Quindi è una metafora molto molto forte, cioè praticamente un parallelo fortissimo. Quindi, poi vabbè, si sa che Martin è molto molto fan di Tolkien, quindi non è difficile da credere che si sia fortemente ispirato a Signore degli Anelli. Quindi sì, poi altre cose che vabbè ho notato, ovviamente Arya che parte per What's West of Westeros, cosa c'è a ovest di Westeros, lei aveva già detto che sarebbe andata lì. Ne parla con Lady Crane, l'attrice che incontra, che deve poi uccidere quando è con i Faceless Men. E lì fa la stessa domanda: cosa c'è a ovest di Westeros? Secondo me è una bella fine per Arya, cioè ha senso che lei scelga di andare a fare l'esploratrice, perché è in linea col suo personaggio. Sicuramente non l'avrei vista ferma al nord a fare la guardia a Sansa, come non l'avrei vista con Bran a King's Landing, l'avrei vista, cioè la vedo molto, spirito libero in giro per il mondo. Che fine farà? Non lo sapremo. Sansa, fighissima, cioè Sansa, secondo me, è uno dei pochi personaggi che non sono riusciti a sminchiare. Ha avuto una vita di merda e adesso è lì sul suo trono e se lo merita, cioè, e sta bene lì dov'è. E niente. Per il resto non so cos'altro devo dire. Avremo modo di parlarne anche in live, quindi c'è tempo per, se qualcosa l'ho dimenticato, comunque potremmo integrare anche in live. Io ho terminato, ragazzi, questa è l'ultima reaction, review, come volete chiamarla, di Game of Thrones. Pensavo di fare un video, diciamo, no, non è un video commemorativo, però un video di, insomma, riassunto generale di Game of Thrones per parlare un po' delle cose più belle, delle scene più belle, di quelle che sono meno belle, di tutte queste 8 stagioni. Quindi, se volete, qua sotto nei commenti, raccontatemi i momenti secondo voi più belli di tutte le stagioni e anche quelli meno belli di tutte le stagioni. Così mi faccio già un'idea di quali sono i vostri, ovviamente penso quali sono i miei, e ne parliamo in un video. E ovviamente non smetterò di parlare di Game of Thrones sul canale perché c'è in arrivo uno spin-off, un prequel. Farò un video anche su quello con tutte le news che ci sono sul web. E andrò avanti a parlarvi anche dei libri di A Song of Ice and Fire perché sono cose che mi interessano molto e ci sono molte cose dei libri che la serie ha tralasciato e sono cose molto molto belle. Io vi invito sempre a leggere i libri perché capisco che non possono piacere a tutti perché Martin scrive in un modo molto lento, però se vi piace l'universo che ha creato sono veramente da leggere. Quindi andremo avanti a parlare di quello, parleremo di questo fantomatico prequel e quindi ne avremo di roba da dire. Io non so come ringraziarvi, vi ringrazio veramente tanto perché avete reso la visione di questa serie 100.000 volte veramente migliore di quello che poteva essere vista in solitaria. Ringrazio tutte le persone nuove che sono arrivate sul canale, ringrazio lo zoccolo duro del canale che è qua da sempre. Spero che quelli nuovi rimarranno con noi anche dopo che i video su Game of Thrones inizieranno a farsi più, insomma, come si può dire, meno frequenti. E vi ricordo che stiamo organizzando un raduno a giugno e se volete partecipare potete trovare tutte le info nel gruppo Facebook. Il gruppo Facebook è in descrizione. Io vi ringrazio, vi abbraccio tutti e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!